siamo io e mio padre. Lui è quello che se ne sta volando via dall'urna. Riposa in pace, papà. Per la verità non avevo pensato alla gente che mi sedeva dietro. A lui questo non sarebbe piaciuto molto. Non era una persona che amava alzar polvere. Era un uomo modesto e tranquillo, Harold Smith. Bene, questa è la storia di qualcosa di speciale che mio padre fece per me molti anni fa. Qualcosa di veramente speciale. Era il 1977. Era l'anno della febbre del sabato sera. Sono le 8, Vince. Grazie, papà. Succede qui? Glielo pago. Fuori i soldi. Il solito furbo, fortuna che l'ho beccato. Ah no, pagato, lei vada, vada. Va bene, aspetta, vada. Ero stato abbastanza fortunato a trovare lavoro nello studio Nesbit. Lo studio legale di maggior classe di tutto lo Yorkshire del Sud. Il mio capo, il signor Kit Nesbit, veniva affettuosamente chiamato dai suoi dipendenti baffo di merda, per via di quella specie di folto cespuglio incaccolato appiccicato al suo labbro superiore. Era stato Nesbit a coniare l'eufemistico motto dello studio: giustizia con classe. Io ero un apprendista procuratore legale. Rifaccia la comparsa per l'ora di pranzo. Ma non era poi tutto così male. Anzi, per la verità, in qualche modo mi piaceva. Perché era là che per la prima volta avevo conosciuto Joanna. Suo padre insegnava all'università. Era un uomo di scienza. Sapeva esattamente quando accadevano le cose, in quale modo e perché. Viveva la sua vita chiuso in poche e rigorose regole. Signore e signori, Uri Geller. Allora, ciò che cercherò di fare adesso è dimostrarvi che tutto deve obbedire a... Anche mio padre viveva la sua vita seguendo poche e rigorose regole. Gli bastavano la sua pipa e la sua TV. E lui era felice. E non avrò bisogno di utilizzare la forza. Harold Smith. Pronto, c'è Irene? Sì, attenda un momento, adesso la chiamo. Irene? Sì? Pronto? Mia madre faceva tutto il possibile per tenersi occupata. Pronto? Qui? Barry? Sì, Barry. Ricordo, l'Apollo del Belsedere, quello del Roxy. Come ti va, Barry Belsedere? Sei libera stasera. In effetti, noi eravamo tutti felici. Certo, non secondo il vostro abituale modello di famiglia, ma eravamo felici quanto basta. Solo che allora non avevamo idea di ciò che stava per succedere. L'acciaio che la propria moglie o il proprio marito. Buon Natale a tutti.
Vuoi una mano? No, faccio da solo. Dai, sbrigo tutto in un attimo. No, davvero. Come preferisci. Questo è per te. Che cos'è? Tu che ne pensi? Un biglietto. Auguri di Natale. Buon Natale. Buon Natale, papà! Buon Natale, Tim! Buon Natale, mamma! Buon Natale! Ha scelto estratti di quanto più naturale cresce sotto il sole, come limes, pesche e noci di cocco, per arricchire la sua linea di shampoo Sunsilk. Lavati con quello che vuoi, ma metti il sole nei tuoi capelli. Ah, sì, nella vita che ci vuole. Ogni Natale a casa nostra erano risate da sbellicarsi. Zia Maggio capitava sempre con quel curioso vecchio rudere che accudiva. Ubi. C'è la testa notte di, ve lo posso dire qui. Si interessa! Una delle tradizioni di famiglia era che ognuno doveva fare un suo piccolo numero. Giorei in piedi, forza! Ah, sì, tocca a Ray, è bravissimo! Ray, facci vedere uno dei tuoi trucchi. Ray, un accidente. Il magico Zanchini, si vous plaît. Ray, mio fratello maggiore, era un animatore professionista. Un mago. Non si era mai reso conto di essere una merdina qualunque. Vuoto come la testa di mio padre. Sperava sempre di venire ingaggiato per lussuose crociere su favolosi transatlantici norvegesi. Più sodo della sua zucca. Dai, piantala, Ray. Piantala, Ray. Apri il forno, papà. Visto, qualcosa è utile. Straordinario, ma come fai? Talento naturale. Sei fantastico, piccolo mio. Stai benissimo. Pronto? Vestito così. Attende, prego. Non troppo serio. Senza cravatta. Sì, mamma. Certo. Cosa? Ah, sì, arrivo. Ehi, Ray, non è che il magico Zanchini potrebbe esibirsi alla festa per i 100 anni della signora Battersby? Parla col mio agente. Papà, chi era al telefono? Betty. Scusa, che male c'è a usare il tuo nome? Ah, sì, sai che figura illuminato in cima al Palladium. Ray Smith, dannatamente magico. Va bene, io ho finito. Ora tocca a te, Vince. Sì, certo. Oh, no. Tocca a papà, invece. Cosa? Non dire idiozie. Puoi fare qualcosa anche tu, vero? Beh, io credo che potrei tentare un piccolo giochetto. Smilte. Molto bene, e ora i miei regali per voi tre. Joanna, tu volevi un registratore, Lucy, un libro.
e Margaret una nuova borsetta. Beh, avrete notato che c'è soltanto una busta sull'albero di Natale. Voi sapete come la penso sulle usanze religiose in generale, natalizie in particolare, ma fondamentalmente riconosco che ha un certo valore il concetto del donare. Così quest'anno il mio regalo per voi tre è il regalo di fare un regalo. Giovanna, lascio a te questo piacere. Ti prego, leggi. Care Margaret, Joanna e Lucy, io mi chiamo Ndiri Kimwa. Non è la tua calligrafia? Ho scritto per chi non ha avuto il privilegio di una educazione. Vivo nel villaggio di Obike, nel Sudan. I soldi che il vostro marito e padre avrebbe speso per degli inutili regali borghesi li ha inviati al mio villaggio. Contribuiranno alla costruzione di un pozzo. Il suo regalo per voi è il vostro regalo per me. Ndiri Kimwa. Grazie, papà. Tante grazie, Peter. Ma che bellissima idea! Va bene. Ora io devo concentrarmi. Se tu potessi fare altrettanto, Ray. Come no, papà? Stai pensando al tuo disegno? Da farmi scoppiare la testa. Io non credo. Ma la pianti di rompere? Puoi sforzarti un po' di più, figliolo. Così è sufficiente? Sì, certo. Ora ci sono. Il giochino era che Ray doveva scrivere un numero dentro una figura geometrica e papà avrebbe dovuto leggere nella sua mente. Allora, genitore, su, facci vedere. Che roba! È stato fantastico, Ray? È un trucchetto vecchio come il cucco. Sì, non male, papà, però un po' moscio. Devi lavorare di più sulla presentazione, renderlo più brillante. No, dico, come diavolo ho fatto? Ah, troppi palle. Ah, questa poi, ragazzi, non così, non voglio sentire, è Natale, un po' di rispetto, mai quello che Harold è stato... Coraggio! Vieni anche tu, Ubi, c'è la regina. God save the Queen. Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the Queen. Come hai fatto, papà? Oh, non c'è alcuna abilità, figliolo. Non come il tuo trucco, quello dell'uovo, intendo. Sì, d'accordo, dire. Ma come hai fatto? Ho fatto cosa? Oh, Ray mi chiedeva come ho fatto quel mio giochetto. Cosa? No, per niente. Oh, ma guarda, non era un trucchetto vecchio come il cucco? Ah, certo, però... Ah, fanculo. Quindi non avrà misteri per il magico Zanchini? Natale era passato. E il mio proposito per il nuovo anno era di chiedere finalmente a Joanna di uscire con me. Io rosbif e patate arrosto, grazie. Se schioccando le dita potessi avere qualsiasi cosa al mondo, cosa vorresti? Non lo so. Un cavallo da corsa? Una Jaguar coupé? Farti Farrah Fawcett? Una villa a Palma de Mallorca? Walter, io non sogno ad occhi aperti. 7 più, direi. 10, direi. Posso arrivare a 8 meno, non oltre. Mi ha dato un biglietto di auguri. Auguri di Natale? Cazzo, allora sei un pezzo avanti. Tu credi? Sbavi per lei, eh? Ehi, sto parlando qui. Ciao, dolcezza. 3 meno, direi. E al nostro amico quanto? Beh, devo ancora valutarlo. Ha sense of humor, notevole qualità in una donna.
Sai quanto costerà un chilo di pane nel 1999? Fra 20 anni, non lo so. 8 sterline e 32 penny. Scientificamente provato. E una cravatta così sarà gratis. Altra battutina, molto spassosa. Abbiamo uno spirito pungente qui. Allora senti, dolcezza. Tienilo da conto, c'è telefono e indirizzo, chiaro? Ti potrà essere parecchio utile, dammi retta. Noi due folleggeremo venerdì notte, che la forza sia con te. Se lo terrà come l'oro. È utile davvero. Joanna. Ah, ciao. Io avrei qualcosa per te. Ah. Un biglietto di auguri di Natale. Siamo al 7 gennaio. Beh, consideralo un po' in anticipo per il prossimo Natale. D'accordo. Grazie. Vince. Sì. Tu sei vergine? Sono cosa? Insomma, ne hai fatto sesso. Io, so cosa vuol dire. E l'ho fatto anche. Così, così lo sono. No, cioè, non lo sono più. Sai, ho avuto una ragazza. Davvero? Come si chiamava? Elisabetta. Come lei? Che coincidenza. Dio salvi la regina. Ah, sì, ma la mia Lisa è molto più giovane, certo. Bionda, intelligente, brillante. La mia fermata. Che c'è? Ah, perché? Che cosa ho fatto? L'uomo irresistibile. Ecco perché la confezione comprende uno speciale spray per autodifesa. Aikara, la linea di profumo che fa eccitare e disinibire le femmine. Fate molta attenzione a come lo usate. Scusate il ritardo. La cena si sta raffreddando, Joanna. Scendo tra un attimo, papà. Sono certo che arriveresti molto prima se avessi maggior considerazione per la sensibilità degli altri. Margaret? Sì, grazie. C'è qualcuno seduto a questa tavola che intende morire di cancro ai polmoni? In caso non lo sapessi, tutti moriremo. Anche tu, carina. Questo è ovvio, ma potendo scegliere, molti preferirebbero vivere a lungo anziché morire in tenera età. Oh, ma Lucy, tu certo non consideri un fatto. Forse noi siamo fuori pista. Forse Joanna fuma non a sprezzo del pericolo, ma proprio cercandolo. Cristo santo. Joanna. E giusto appunto Lucy ha scritto dei versi che esprimono i nostri sentimenti, qualcosa su cui tu dovrai riflettere, Joanna. Joanna in modo molto sciocco agisce e certe cose proprio non capisce. Se ancor continuerà a fumare, certo morirà. È la statistica, è la pura verità. Così, con la parola e con l'azione, contro la società lei si propone. E ci costringerà tutti a gridare. Oh cielo, questa ignobile follia dovrai ora cessare. Cristo, fatte fottere! No, no, Margaret. Fottere? Che cos'è? Lucy. Credo che forse sia tempo di fare un certo discorso io e te. Ha 9 anni. È una bambina precoce.
Quanto mi piaci, io sogno sempre di vivere vicino a te. Ray ebbe il suo ingaggio per una favolosa crociera in Norvegia. Così andò papà a fare l'intrattenitore alla festa della signora Butterby. Sì, è uno straordinario mago. Mamma era uscita con la sua amica Betty, come al solito. Così io avevo pensato di andare con lui, per dargli coraggio. Io non voglio entrare là dentro e io ti ci metto. Mettici quel rompiscatole del mago. Lo avevo visto un po' nervoso. Grazie, siete gentili. Sono il reverendo Anthony Cooper. Vi prego ora di applaudire con calore il talento veramente particolare del signor Harold Smith. Grazie, grazie. Oh, un saluto a tutti. È molto bello essere qui a festeggiare la signora Battersby. Bene, dato che... Cominciò con il giochetto della lettura del pensiero, quello che aveva fatto a Natale. Se non sarò tanto abile. Non funziona, non riesco a captare niente. Ma se il suo primo numero non fece grande impressione a quei signori, il secondo fu tale da togliere loro letteralmente il fiato. Ora tenterò, usando solo la mente e il suo grande potere, di fermare la vita nei vostri un orologi. Un fantastico, ci riuscirà. Occhio agli orologi, guarda il tuo. Grazie, Madge. Tante grazie. La splendida Madge. Allora, ripetete con me. Uno, due. E ora la cronaca. Tre pensionati sono morti durante uno spettacolo di magia finito purtroppo in tragedia. Il signor Smith, 55enne impiegato in pensione, stava esibendosi per la prima volta. Misteriosa morte di tre ospiti durante lo spettacolo di un animatore locale, il signor Harold Smith. Un portavoce della polizia ha comunicato che sono ora in corso le indagini e molti testimoni stanno collaborando con gli investigatori. Il nostro John North si è recato tempestivamente sul luogo. Doveva essere una gioiosa festa e invece si è trasformato... La mamma vede un sacco di Betty, pare. Senti, pensa un numero, Vince. È il 35. Bravo, papà. Quanto risulta, le tre persone decedute, pur se già molto avanti con gli anni, godevano di ottima salute e nulla poteva lasciare presagire una così repentina fine. Anzi, abbiamo interrogato dei dipendenti della casa di riposo e a quanto pare tutti gli ospiti erano stati da poco sottoposti a visita periodica da parte del personale medico. Porcaccio demonio! Mi restituisco la linea. Lui ha usato Aikara. Ed ecco ora una insospettabile. Come cavolo hai fatto? Ha ispirato il suo irresistibile profumo. Quel prodotto non è male. In una femmina vorace. Aikara. Così è importante che le informazioni sono incluse essenziali istruzioni per l'autodifesa. Ciao. Salve, Joanna. Pronto? Pronto? Così mostruosa che mi sa che entrerò in coma. Comunque stavo pensando... Cosa faccio ogni tanto che tu ci creda o no?
Stavo pensando di invitarti a fare i controsalti a Roxy stasera. Io voglio dire, magari troverai strano un approccio così, ma ho ritenuto fosse meglio telefonarti, dato che sono sotto tiro di baffo di merda oggi. Allora, che cosa ne dici? Sì, d'accordo, il Roxy è la solita minestra. Ma forse sei occupata? Ma se hai già preso... Preso. Una notte di sogno a Roxy con il giovane Vincent Smith. Chi farà sua una così allettante offerta? Io, ahimè, sarò purtroppo indisponibile stanotte, tutto preso a lavare il mio baffo di merda. Bene, miei fedeli schiavi, l'allegro intervallo è finito. Tornate alla mostruosa noia del vostro lavoro, prego. Chiaro? Ma che bel discorsetto. Era per Elisabetta, vero? Chi? La tua ragazza, la regina Elisabetta. Oh, Elisabetta, esattamente. È un'ottima ballerina. Che disdetta. Mi sarebbe piaciuto venire. Persone che scrivono simili oscenità, io le rinchiuderei tutte qua. È solo invidia. Lo farebbe davvero? E butterebbe la chiave? E la rinchiuderebbe dove? Della chiave avrebbe un duplicato? Agente Smith in incognito. Mi stanno sorvegliando. Le spiacerebbe ballare con me, perché se ballassi da solo desterei sospetto e potrei essere scoperto, capisci? È un'ottima copertura. È una stronzata, vero? Ma scherzi, è un aggancio da Dio. Ah, questa è buona. Lei è affascinata dai miliardari ai tanti e spiritosi? Se risponde sì, allora dite in tal caso venga, le offro da bere. Se risponde no, dite meglio, perché io non lo sono. Mi offri un drink, piccola? Funziona in entrambi i casi. Certo. Con un manuale del genere non andrei in bianco. Dai. Salute amico, questo è per te. Sono con lui stasera. Dai. Vieni. È di materia prima qui, eh? Ciao ragazze! Oh, bellissimo! Allora ci buttiamo. Ci buttiamo.
affascinata dai miliardari ai tanti e spiritosi. Fanculo, stronzetto. Agente Smith. Agente. Come, che so, Bond. James Bond. Ehi, 00 tutto. Lo vuoi un consiglio? Togliti dalle palle. Chiaro? Ho agganciato Vince. Cosa? Da 10 e lode. Un vero schianto e una lupata. Mi ha infilato la lingua in gola fino all'intestino. Vieni a dare un'occhiata, svelto. Più tardi scoprì che Betty, l'amica di mia madre, si era trasferita in Canada nel 1969. Perciò non era facile per mamma stare con lei tutte le sere. Vi siete già visti? Sì, così per caso. Dai, spiega. Ha un sedere magnetico. Ah. Attrazione tecnica, allora. Tutto regolare. Walter e mia madre. Il mio migliore amico e mia madre. Porcaccio demonio. Sapete, quella fu l'ultima volta che misi piede a Roxy. Ma in effetti poi avrei dovuto esserne contento. Perché se non fosse successo, non sarebbe successo neanche ciò che è successo dopo. E la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Sapete, quando vedete per la prima volta una ragazza e pam, sentite una scossa, allora è lei. Il cervello vi diventa un budino, le gambe gelatine, il cuore comincia a battere, boom, 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 come se volesse saltarvi fuori dalla bocca e ballare un tango per conto suo. Allora quella ragazza dovete averla, perché è destino. Bastardi! Sì. Bastardi. Io sono un anarchico. Bye, cause I
Che ti tocca, che ti tocca? Tu, brutto lumacone! E non ti azzardare mai più! Va all'inferno, ridica! Ah, fanculo! Fasullo, fasullo! Senti, vai al diavolo! Salve. Bella giornata, eh? Un po' storta, forse, è vero? Chi cavolo è questo progetto del cazzo? Giornata storta, dice. Sarà lui storto. Sulla spiaggia battuta, il mare schizza e sputa. Sorridi. Sembra un tipo simpatico. Insomma, in pochi giorni mia madre aveva cominciato con il mio migliore amico. Io mi ero innamorato di una punk diventando punk io stesso. E mio padre aveva ucciso per sbaglio 3 pensionati. Sembrava fosse proprio il momento di tornare alla normalità. Ma non fu così. Oggi nello Yorkshire la polizia ha arrestato un imbroglione di 55 anni, Aaron Smith, accusato della morte improvvisa di 3 pensionati del luogo. Testimoni oculari affermano che le 3 vittime sono morte repentinamente durante uno spettacolo di illusionismo trasformatosi in tragedia. Il signor Paul Trist, direttore della casa di riposo, il quale ha assistito al dramma, ha così commentato: quel mago non valeva granché. Ed ora passiamo alla vicenda dei panda. Certo, signor Smith. Io sono il suo legale e questa è Joanna, una giovane promettente impiegata del mio studio. Prenderà appunti durante il nostro colloquio per future disamine. Salve. E Vince, lo conosce? È suo padre. Joanna, mai infierire su chi è già così provato. Ma adesso torniamo al lavoro. 3 morti e il dito accusatore è puntato su di lei. Che cosa è successo? Beh, io credo che sia perché ho bloccato... I pacemakers. Sì, li ho fermati col potere della mia mente. Sì, senz'altro, ma non è che lei l'ha fatto sul serio, vero? Sì, l'ho fatto. No, che non l'ha fatto. Certo che sì. No, che non l'ha fatto, perché se l'avesse fatto avrebbe infranto una legge della natura. E l'impossibile sarebbe accaduto. Ora lei si ritiene in grado, signor Smith, di far accadere l'impossibile? Ecco, non la metterei in questi termini. E come la metterebbe? È una storia cominciata molto tempo fa. Bene, allora ci faccia salire sul suo tappeto magico e ci trasporti nel passato. Beh, iniziò tutto da piccolo, quando ero poco più di un ragazzino. Un giorno mi accorsi che ero capace di muovere gli oggetti. Sì, quella roba che si fa col pensiero, lei lo sa. Oh. Io usavo questa capacità per divertirmi, per fare degli scherzi a qualche amico. Uno di questi, il mio migliore amico, era Lenny. E un giorno Lenny mi chiese... di accompagnarlo. Voleva andare a fare un giro a Blackpool con sua madre e suo padre, che era il vicario. E io dissi, certo, perché no? E fu un gran giorno. Sapete, io credo che sia stato il più bel giorno della mia vita. Sì, andammo su quelle grandi montagne russe. Ad ogni modo, poi tornammo a casa di Lenny al vicariato in tempo per il nostro tè. E il padre di Lenny sapeva da Lenny stesso che io facevo dei trucchetti magici e disse che era curioso di assistere a una dimostrazione. E così Lenny esclamò: coraggio, Harold, fai fluttuare qualcosa. E io gli risposi: d'accordo, Lenny. Possiamo sapere quanto durerà ancora questa commovente favoletta? No, quasi finito, finito. Allora, ecco, Lenny aveva una tartaruga, Nobby. O si chiamava lui? No, Nobby. Era una bestiolina davvero deliziosa, Nobby, per essere una tartaruga. Occhi intelligenti. Insomma, la vidi e pensai, ora so cosa fare. Farò fluttuare Nobby per aria. Così, lei se ne stava là sul tappeto. Le andarono tutti intorno. Non so se Nobby si fosse innervosita perché si rintanò nel suo guscio, ma io continuai. La guardai fissa, mi concentrai per bene e pensai, alzati, Nobby. Sollevati. Ma ecco, non fu tanto facile. Insomma, forse perché una tartaruga è certo molto più pesante di una penna o di un soldino.
E intanto la mamma e il papà di Lenny erano lì che guardavano e io capii cosa stavano pensando, che ero una specie di idiota col cervello di una gallina. Così mi concentrai, radunando tutte le mie forze, e funzionò. Nobby cominciò a levitare. Hop, hop, hop. Potevi tagliare la tensione con un coltello. Salì fino a 30 centimetri. E io pensai di lasciarla così, a mezz'aria, bloccata lì. E in quell'istante lei fece capolino con la testa. Si guardò intorno alla bestiola come per dire: «Ehi, che cavolo, cosa succede qui?» Così tirò fuori tutte e quattro le zampe e cominciò a dimenarsi. Insomma, io forse avrei dovuto anche immaginarlo, però non... Comunque è successo e basta. Cosa? Nobby, ecco, ebbene, esplose in aria. Oddio. Oh, santo cielo, voglio dire, avrebbe potuto essere pericoloso. Tutti quei pezzi di guscio che schizzavano come schegge di bomba potevano accecare qualcuno. Fortunatamente nessuno si ferì, tranne una papera di ceramica cinese che si ruppe. E certo, poi c'era sangue sparso un po' dappertutto, un vero macello. Da quel giorno Lenny rifiutò di riconoscere il mio grado di capobanda. Così, dopo quella volta, pensai che la mia capacità creasse più problemi che altro e smisi di usarla. Beh, fino alla festa di compleanno della signora Battersby. Ah, bene. Sì, è una favoletta molto pittoresca, signor Smith, ma sono soltanto... sciocchezze belle e buone, vero? No, affatto. Oh, sì, invece. No, non sono sciocchezze. Bene, d'accordo. Signor Miracolo, prego allora. Beh, a questo punto dovrò suggerire alla polizia che tenerla in stato di fermo è davvero assurdo. E intanto organizzerò un incontro con un esperto, un uomo di scienza che possa confermare le sue capacità. Procurerò che lei sia a casa per l'ora del tè. Buongiorno, signor Smith. Possiamo andare? Dio santo, tuo padre è fantastico! Credi davvero? Sciocchezze! È un ciarlatano calzato e vestito. Non soggetto alle leggi di natura. Giovanna, suo padre non è per l'appunto un professore famoso, un emerito scienziato? Bannister, prego. Magia, stregoneria o maleficio di sciamano? Un innocente gioco di prestigio può nuocere veramente alla salute? Beh, sembrerebbe proprio se si chiama Harold Smith, colui che estrae il coniglio dal cappello. Il signor Smith che osservate qui ritratto nel giorno della sua vittoria alla gara di pesca di Don Valley del 1967. Ma sì. È stato rilasciato oggi dalla polizia affinché possa essere sottoposto ad alcuni esami clinici. Credo proprio che me ne andrà a letto. Notte, tesoro. Non sei stanco, Harry? Esistano veramente, o se al contrario si tratti delle solite millanterie del solito pseudo intendevi... come se ne vedono tanti. Perché no? La polizia comunque risponde. Sì, certo. Ora che mi ci fai pensare, sono stanco, mi sa che verrò a letto anch'io. Ma sono soltanto le 6:30. Il difensore di Smith, l'avvocato Kit Nesbitt, la notorietà è una cosa sfiancante, caro. In quanto non suscettibili di prova effettiva. Cito le parole del legale. È necessaria una perizia tecnica prima di arrivare. Io so far salutare qualcosa. E abracadabra, direi io. È tutto dallo studio. E adesso le previsioni del tempo. Allora, che cosa ne pensi? 3 mesi? 6 mesi? Peter, brutte nuove. Temo proprio che non potrai mai più correre ai tuoi livelli.
tutto bene, amico? Non ti ho più visto dopo il Roxy. Non è che mi stai imitando. Ho un altro giro ora. Ah, sì? E quale? Sono un anarchico. Ah. Ma che cavolo vuol dire? Niente, tutto bene. Senti, amico. Io non voglio che una donna possa mettersi tra noi due. Non era una donna. Era mia madre. Non me la sono scopata. Ma piantala. Ci ho solo cominciato. Se vuoi ti racconto. Io non voglio sapere niente. Ma ti piacerebbe se io cominciassi con tua madre? Uno scambio? Una grande idea. Che cavolo, non intendevo questo. No, Vince, neanche io. Ma devi aiutarmi, amico. Perché se vedi una ragazza e subito senti una scossa, pam, allora è proprio lei. Il cervello ti diventa un budino, le gambe ti sembrano gelatina e il cuore attacca a battere. Boom, boom, boom. Come se volesse saltarti fuori dalla bocca e ballare un tango per conto suo. Allora devi averla, perché è destino. Sai cosa intendo? Sì, lo so. Itti, 2. Forse potevi fare anche di meglio, Giovanna. Da un'occhiata. Irritante. Raddoppio. 78. Allora la tua donna oggi viene oppure no? Che rompi? No, niente. Brava, cara. Cadravan Kens, tocca a te, mamma. Io smetto, esco. Fanculo! Donna! Porcaccio demonio. Ora il padre di Giovanna aveva un occhio nero da aggiungere al suo inguine mal ridotto. Suppongo che se avessi messo Giovanna vicino a quella ragazza punk, avrei notato una certa somiglianza. Ma non mi sarebbe mai venuto in mente che potessero essere la stessa persona. Certe volte non si vedono le cose nemmeno quando te le sbattono sotto gli occhi. Nessuno di questi. Venga. Allora, Peter Pringle e Jerry, la sua giraffa, che posso dire? Un fenomeno? Indubbiamente, ma che tipo di fenomeno? E perché? Oh, attento, ti sta puntando, Roland. Sì, beh, spero che non mi voglia mordere. No, è vegetariana, ama molto i pisellini. Anche quelli scatola, Peter. Ti vuole freschi e Jerry ci si butta con avidità. Oh, no, ci guardano i bambini a quest'ora. Non che puttana di quella dannata bestia dal mio pisello! Era arrivato il grande giorno. L'avvocato Nesbitt aveva organizzato affinché mio padre venisse esaminato dal padre di Giovanna.
Era convinto che una serie di accurati esami eseguiti in un laboratorio specializzato e condotti dal professor Peter Robinson, un indiscusso uomo di scienza, avrebbe dimostrato che Harold Smith era un volgare imbroglione. Beh, questa era l'intenzione, comunque. Forbici, racchetta da tennis, gatto, elmetto da poliziotto, podista, tartaruga, autobus, Babbo Natale. Incredibile! Incredibile! Il suo colore preferito è il verde. Sua madre era cieca. Non le piacciono le banane. Ha paura della morte. Danno le Charlie's Angels in televisione. Diciamo fra un'oretta. Non metterci di più, signor Miracolo. Allora, che è successo poi l'altro giorno? Era solo quell'idiota con cui esco. Se dici che è un idiota, perché ci esci? Probabilmente perché lo sono anch'io, una patetica idiota. No, no, sei in errore. Ti garantisco che lo sei senz'altro. Non un idiota, in errore dico. Tu non sei un idiota. Anche far volare oggetti in una stanza. Inoltre sembra che abbia guarito questo scienziato, questo professor Peter Robinson. Aspetta, monta. Ciao Ray, come va? Com'era la Norvegia? Che mi frega, sa? Un certo dolore alla schiena. Fa per caso anche visite a domicilio. Bene, sembra che il paese stia impazzendo per lei, signor Aerosmith. Ormai è conosciuto come l'uomo dei miracoli. Sono tutte balle, immagino. No, no, è tutto vero.
Riesce a farlo veramente. Ereditario. Deve essere ereditario. Muoviti. Muoviti. Guarda, si muove, sì. Ma certo, se tu muovi il tavolo. Io non capisco. Ma come accidenti farà? Peter, stai bene, caro? Oh, sì, sì, sì. No, per la verità no. Sto più che bene ora. Ho nuova vita. E voglio confessare i miei peccati. No, Peter, lascia. Margaret, io ho fornicato. Papà! Cosa c'è per Dolce? Non si va a fare le valigie. Sono certa che c'è. Ho detto di fare le valigie! Cammina! Sì, però io ti amo tanto! Con un'improvvisa decisione che ha sconcertato un po' tutti, oggi il famoso scienziato Peter Robinson ha rassegnato le dimissioni. Ha detto... Insomma, ritiene che il signor Harold Smith abbia dei poteri soprannaturali. Beh, dicono che capti il pensiero, che faccia volare gli oggetti, che pieghi le posate e guarisca le persone, ma... Non è un eroe, quello è un luridissimo omicida! Ma cosa sta dicendo? Certo, mi stai sentendo, Harold Smith? Sei un fottuto assassino! Io ti danno le domani tra porca di sangue e leggende! Roveggente o imbroglione? Guaritore o truffatore? Ancora non lo so, ma so che certamente tutte le persone con cui fino ad oggi ho parlato vorrebbero essere a fianco di Aros. Vorrebbero essere a fianco di Aros. Vi spiacerebbe, amici? Io faccio solo merenda. Scusi, lasciamole. Grazie. Arrivederci. Grazie. Buonanotte. I pensionati, miracolo o omicidio? L'ultimo LP di Derry degli Undertones, ma prima ecco un pezzo fantastico con l'inconfondibile sound dei The Click and Raw Power. D'acqua o una tazza di tè. Cantami una canzone. Eh? Quale canzone? Una a piacere. Why riot? I wanna riot. Sai il vero Vince, è così? Beh, effettivamente io credo... credo perché che accidenti non fai qualcosa? Fare qualcosa? Sì, tu ti devi muovere! Addio, Vince. Thank you.
dopo le tenebre fu la luce. Papà? Papà? Papà, stai bene? La perizia per il signor Nesbitt. Vado a correre. Brufolo! Telefono! Casa è per te! È Joanna! Che c'è? Sei tu, dolcezza? Ma chi cazzo sei? Ecco, aspetta in linea un momento, piccolo mio. Maizio, ma chi è che fa? Pronto! Pronto! Accottiti! Pronto! Pronto! Ehi, un bel sorrisino. Mi si è incastrato il piede! Aiutami! Tira più forte! Aiutami! Ci sono! Dai! Via! Allora, dopo le tenebre, fu la luce. Era un uomo che vagava nel deserto più arido di un pianeta sterile, immerso nel vuoto infinito, in un universo morente e senza scopo. Poi, grazie a una serie di miracoli, addirittura, il velo mi cadde dagli occhi e mi risvegliai in un Eden, dove tutto quanto era meraviglioso. Oh, buon Dio, buon Dio, buon Dio. Sembra proprio che a suo padre sia decisamente partita una rotella, non è così? È una lezione per noi tutti. Come sono vulnerabili il cuore umano e la mente. Perciò dobbiamo essere grati che il 2000 sia alle porte, in quanto per allora la nostra dipendenza da tali fragilità sarà di sicuro, per buona parte, eliminata. Nella battaglia tra l'uomo e la macchina, è la macchina che è destinata ad uscirne vittoriosa, e non c'è proprio nessuno, né lei, io o nessun altro, che possa fare qualcosa. Ah, no? Oh, no, di certo. Ehi, ma che fa? Uomo macchina 1-0 e ti saluto. Brava, Giorgio! Continuate pure. Joanna, esci dall'ufficio. E dove vai? Ma che cosa stai facendo? Credo che sia caduto dalla finestra. L'ho buttato io. Smith, lo riporti su. Io me ne vado via, mi dimetto. No, lei è licenziata. Io licenzio te, me ne vado. Lei. E me ne vado anch'io. Smith, stia attento, venga al lavoro. Torni qui, quella è un'apparecchiatura dell'ufficio molto costosa. Lei è licenziato. Allora siete licenziati tutte e due. Ma che vuoi fare? Lasciare la città? Perché dovrei rimanere qui? Io qualcosa ho fatto. Cosa? Non ricordi? Tu ti devi muovere. E io mi sono mosso. Gli ho tagliato i capelli. A Daz. Cosa? Hai tagliato i capelli a Daz? Mm. Perché? Addio, Viz. Fermati. Non andartene. Ma non lo dissi. E lei se ne andò. Thank you.
Nel frattempo, il padre di Joanna continuava la sua missione divulgando a tutto il mondo i mirabolanti poteri di Harold Smith. E così finì anche alla polizia. Il sergente Tom Higgins, da 35 anni nelle forze dell'ordine, fu ben lieto di ascoltarlo. Il piano dell'avvocato Nesbitt di sottoporre mio padre a perizia e dimostrare che era un ciarlatano fallì miseramente. Infatti, secondo il padre di Joanna, Harold Smith aveva davvero dei particolari poteri magici e li aveva usati quel tragico giorno della festa di compleanno della signora Butters. Il sergente Higgins sapeva che questo portava ad una conclusione, ad un'unica conclusione. Omicidio. E la cosa è certa, come se lei avesse colpito quelle povere anime con le sue mani. Abbiamo la perizia tecnica di un grande scienziato che lo dimostra. Senta, sergente, vorrei conferire in privato con il mio cliente, per favore. Adesso lo ammetta. Ammetta che ha imbrogliato Robinson, ammetta di aver imbrogliato tutti. Ma io, ecco... Sono dei dannati trucchetti, dei trucchetti ben riusciti. Tipo con le fesserie dei conigli nei capelli. Mi stia a sentire. Si faccia furbo. Ritratti le sue assurde dichiarazioni e il caso si sgonfia da sé. No, non posso proprio farlo. Perché? Beh, non sarebbe la verità. È nella favola della giacca. Che cosa? La penna d'argento che sta cercando. La tasca è bucata. Così questa. È scivolata giù. Senta, mio caro Smith, lei vuole proprio passare i prossimi 15 anni della sua vita da solo, in una cella di un paio di metri per uno e mezzo, eh? Ma ci sarebbe la TV. Carneficina in un ospizio. Tumulto nel mondo della scienza e al centro della tragedia un nostro concittadino. Oggi noi, in questo speciale del mio programma, ci chiederemo chi è Harold Smith. E abbiamo qui nei nostri studi, per aiutarci a rispondere a questa domanda, l'avvocato di Smith, Keith Nesbitt, unico titolare dello studio legale Nesbitt. Il professor Peter Robinson, illustre accademico, fisico e autore del saggio Numeri Zero e Spazi Vuoti, saggio ontologico. E Harold Smith Jr., il figlio maggiore del signor Smith. Il nostro re! Che tra breve sarà in tournée estiva per 12 settimane con suo padre, a Blackpool, Teatro Stewart. Prenotate! E infine la Io non ne sapevo niente. Grazie ai miracoli della moderna tecnologia, in diretta, abbiamo con noi... Harold Smith. Harold Smith? Come? Sono io. Forza, ragazzi, dentro. Vince, quello è il nostro ingresso. Allora, signor Smith, benvenuto. Attento al cavo. Sì. Bene. Mia moglie e io possiamo cominciare. Mio figlio Vince. Salve. Piacere, buongiorno. Signora. Chi è il vero Harold Smith? Ecco, vorrei precisare che il mio cliente non ha commenti al riguardo. Capisco. Professor Robinson, lei è un noto uomo di scienza, un razionale puro e ha constatato le capacità di quest'uomo. Ce ne parli? È un genio coi controfischi. Ecco che cos'è. Beh, se non sbaglio, la maggior parte delle religioni parlano di una seconda venuta. Il signor Smith, una seconda venuta sulla Terra? Ma per favore, ma mi sembra che quell'uomo possa essere il nuovo messia. Per la verità, papà aveva la barba quando era giovane. Davvero? È vero, sì, ce l'ho. È tipico della nostra era aspettarsi che il messia arrivi proprio con le sembianze del nostro immaginario collettivo, con i capelli lunghi, la tunica fino ai piedi, come una star di Hollywood, e la scritta Gesù stampata sulla fronte, come, che so, l'etichetta di una scatola di fagioli. Assurdo, no? Vedete, non è così che arrivò l'ultima volta. No, ed è per questo che lo crocifissero, capite? Perché non lo riconobbero per colui che veramente era. Il figlio di Dio. Sì, capisco. E secondo voi questo figlio di Dio subirà lo stesso destino di quello precedente?
Il mio cliente nega categoricamente di essere figlio di Dio, in quanto è solo figlio di Barry ed Elsie Smith. No, perché sa, io ho visto la prova. Sono stato oggetto di un miracolo. Oh, io lo contesto. Dunque, credo che sia giunto il momento di presentarvi una sorpresa. Hugh? Siamo pronti, Roland. Tutto organizzato dall'avvocato di Smith, il signor Nesbitt. Quella provetta di vetro sigillato contiene un chiodo da un quarto di pollice del migliore acciaio temperato di Sheffield. Lo pieghi. Forza, papà. Coraggio, amore, fagli vedere. Harold, ascolti, mi ascolti, Harold. Harold, sì, è ripugnante, sì, è osceno. Ma se la gente lo pretende, forse è l'unico modo perché capisca. Lo faccia. Coraggio, signor Smith. Avanti, signor Smith, lo faccia. Coraggio, forza. Ce la può fare. Sì, dimostra a tutti chi è. Lo sappiamo, ma sì, ce la può fare. Avanti. Può farcela, coraggio. Ce la può fare. Coraggio. Forza. Coraggio, su. Pieghi quel chiodo. Coraggio. Non abbia paura. Lo pieghi. Non ci riesco. Ma come non può? Perché? Sì. Perché? Ma perché? Ah, Rose, non ci riesce? Non erano miracoli, quelli erano solamente degli sciocchi trucchetti da salotto. No, non lo dica, non è possibile. Tu, razza di lurido imbroglione. Bingo! Vattene, muoviti, non star lì impalato con un cretino. Perché? Beh, io... Ecco, io volevo soltanto provare qualcosa di un po' diverso, se mi può capire. E chiedo scusa se qualcuno si è arrabbiato. Stupido! Mi dispiace, non volevo Stupido, creare... Stupido, inutile, vecchio! Grazie, signor Harold Smith Jr. No, Harold, chiudi, io lo so perché ora agisce così. Grazie, professor Zita Robinson. Non deve nascondersi, Harold. Mandate musica, forza. Non si faccia condizionare da quello. Grazie, avvocato Leslie. È lei che l'ha convinto. Io faccio solo... Io sono un uomo malvagio. Guardate fuori dal mio sporco. Mi lascia, mi tolga le mani di dosso. Non fate di fuori, secondi fuori. Ci ditirate, non faccio resistere. Sono l'avvocato. Non posso più. Attenditi! Non potete trattarmi in questo modo. Ci scusiamo coi telespettatori, ma per un incidente tecnico abbiamo perso il collegamento con il programma di Thornton. Tutto bene? Sì. Buffa faccenda, eh? Qualche volta, Vince, bisogna usare con più grinta. Andare avanti a testa bassa e dire... Me ne frego di tutti. Questa volta è il mio turno. Tu sai cosa intendo? No. Stanotte se ne andrà per sempre. Ma so che vuole dare un ultimo saluto ai suoi amici in un certo modo. Un grande concerto. Può essere la tua serata. Stavolta ero veramente deciso. Ero un vero punk dentro e fuori. Non avrei mai accettato come risposta un no. Allora era così che stavano le cose. Sparisci, aria. E sarebbero state le ultime parole che Joanna mi avrebbe detto. Il giorno dopo se ne sarebbe andata via per sempre. Canaglia.
più forte il batterista, eh? Sì. Meglio la conquista. Hai visto che prigione? Al diavolo! Ragiona un momento. Quando tocchi il fondo, le cose poi possono solo andare meglio. O non è così? Altra giornata un po' storta. Facci un fattuto sorrisino. Giù, fallo a pezzi. Vai! Sì! Vai, Das. Che aspetti? Sapete com'è quando andate indietro col pensiero e non capite se un certo fatto era stato un sogno, se l'avevate solo immaginato o se era accaduto veramente? Beh, a me successe proprio così. Esattamente. Coraggio, sbocchiagli la testa e fai la pezza! Su, Das! Fermo! È mio figlio. Allora festa anche per te! Qualche volta bisogna usare con più grinta. Andare avanti a testa bassa e dire: me ne frego di tutti. Questa volta è il mio turno. Sembra che qualcuno. All'improvviso lì tutto aveva acquisito un senso. Quella sarebbe stata la mia serata fortunata. Oh sì, porcaccio demonio! La febbre!
riesco a muovermi. Quattro costole rotte, una clavicola fratturata e un braccio spaccato in tre parti. Ma non sentivo dolore. In effetti, la sensazione più sgradevole di tutto quell'episodio fu un certo imbarazzo. Bene, fine della storia. E tutti vissero felici e contenti. Talvolta qualcuno mi chiede notizie di mio padre. Che fine ha fatto Harold Smith? Beh, Harold Smith ha vissuto una vita lunga e serena e si è spento in pace sulla sua poltrona preferita. Ma so che ora è lassù da qualche parte e ci guarda e ci protegge. Ha la sua pipa, la sua TV e sta benone. Grazie di tutto, papà. When you're fooling everyone else, you're only fooling yourself. When you're fooling